Quindi cercate una statuetta. Sì. Chiara passa spesso da questa strada. Qualche giorno fa, passando davanti al suo negozio, l'ho vista mentre modellava una piccola statuetta. Non saprei come descriverla. E comunque si tratta di una statua di Villa Pelagonia. Il mostro pensatore. Forse ho capito di cosa state parlando. Questa è la statua del nostro pensatore, uno degli antimostri di Villa Palagonia. Rappresenta il principe che aspetta da secoli qualcuno che lo vada a trovare. Ancora oggi il principe aspetta, sai? Chissà, forse una linea. Andrò io a trovarlo. Anch'io trascorro intere giornate da sola, in compagnia di qualche infermiera e di tante flebo attaccate al braccio. E poi non è così brutto. Mi sono accorto che c'è del tenero tra di voi. Te lo regalo, tieni, è tuo. Così quando vorrai parlargli non dovrai spostarti in villa. Mamma, posso? Grazie. Nervosetto stamattina è presa. Di sicuro è per Chiara. Ci sono già novità? Tra oggi e domani aspettiamo i genitori e con loro l'esito. Signor Presidente. Dopo, dopo! Se può uscire un attimo. Sì. Allora ragazzi, 5 minuti di silenzio. Le dico subito che non ho ancora notizie. E voglio solo ricordarle che comunque vadano le cose, in questa fase è necessario un adeguato supporto psicologico. Secondo me stanno parlando di Chiara. Oppure è successo qualcosa e usciamo prima. Usciamo prima. Vai, vai! Faremo tutto ciò di cui ci sarà bisogno. Non ho dubbi. La classe deve essere consapevole della situazione. Nessun atteggiamento incoerente. Chiara non deve rappresentare per la classe motivo di distrazione. Deve continuare ad essere tutto come prima. Vedrò di fare il possibile. Deve. Prego, signore, entrate. Accomodatevi, signori. Ho gli esiti degli ultimi esami fatti a vostra figlia. Non ho buone notizie da darvi. Ho bisogno della vostra collaborazione. Cos'è successo, dottoressa? È ancora molto pallida, stanca, ora addirittura sviene. È bellissimo. Cos'è? È il mio amichetto. Siamo diventati inseparabili. Non è possibile. Deve esserci un errore. La scorsa volta lei aveva detto che poteva essere qualcos'altro. Signora, purtroppo è in uno stadio avanzato. Si tratta di una forma fulminante. Le analisi non lasciano dubbi. Come si chiama? Non lo so, e non ha importanza. A me basta sfiorarlo e sentirlo vivo. Leucemia, dottoressa. Ha detto leucemia. Inizieremo una terapia adeguata.
Chiara rischia tantissimo. Il continuo piove dell'ospedale non è servito a nulla. Avevate detto che poteva essere una malattia diversa dalla leucemia. Chiara potrebbe ancora farcela. Potrebbe? Significa che Chiara allora... Non dovete scoraggiarvi. Anche tu stai male, vero? Sei così freddo. Cosa dobbiamo fare? Domani portate Chiara per ulteriori analisi. Non impauritela. Il medico? È soltanto una brutta influenza. Vedrai che con i giusti farmaci starai meglio. Io voglio andare a scuola. Un altro anno era iniziato, ma non per me. Qualcuno aveva detto maturo, pronto per la vita e con il massimo dei voti. Ma quale vita? Quale vita per un ragazzo paraplegico? Evitai di incontrare lo sguardo di mia madre. Sopportavo l'idea di sentirmi dire che sono un ragazzo come tutti gli altri. Fortunato di essere nato in una famiglia come la mia. Mentre altrove centinaia di ragazzi muoiono di fame e di umiliazioni. La nostalgia mi devasta. Desideravo essere con loro, con mio fratello. Condividere il caos dei preparativi per andare a scuola. Sì, una scuola che per me si era conclusa riportandomi all'anonimato. Tra me e lei, un intero universo. Faccio vedere come si beve, a spese del preside. Anche l'altra volta hai detto la stessa cosa. L'altra volta? Sono stato sfortunato. Ora va, coprimi le spalle. Cosa? Mi fa male! La bidella, smuoviti! Cosa faccio? Fatti i tuoi, fatti i tuoi! Mi fa male. Ma perché? Ero così tranquilla al mio paese. La smetti di tirare. Mi sta staccando il polso. Ti staccherei la testa. Signor Giovanni. Signor Giovanni.
signor Giovanni di qua, signor Giovanni di là. Quando ci sono problemi divento sempre il signor Giovanni. Quando lo cerchi a Giovanni non lo trovi mai. Quando non lo cerchi è sempre in mezzo ai piedi. Ti prego, esci. Ottimismo è l'unica parola che riesco a dire. Dov'è Chiara adesso? È rimasta fuori a guardare i suoi amici giocare. Tutto andrà bene, ne sono sicuro. Sta fermo! Mi fa male! Stai fermo! Mi fa male! A che punto siamo, Giovanni? A che punto siamo? Appunto che devo smontare tutto il distributore per uscirgli la mano. No, no! No? Allora sai che facciamo? Ti fascio la mano con tutto stapparato e ti porto in ospedale. Col furgone ti ci porto. Franco, dammi una mano, dammi. Aspetta e spera. Chiara non deve assolutamente essere vittima della nostra compassione. Se c'è qualcosa da fare, se soltanto un piccolo granello di sabbia può contribuire alla sua guarigione, dobbiamo tenerlo stretto in pugno. Libero! E sta zitto adesso. Piuttosto, Vittorio, come sta la piccola? Non lo so ancora. I genitori mi sono sembrati scossi. Ho un'ansia terribile. Ma dai, non ti preoccupare. Lo sai come siamo noi genitori. Ci preoccupiamo sempre anche per una banale tosse. Gesù, fai il miracolo. Dite quello che volete, ma io vi adoro. Vi adoro. Ah, ci adori. E io che ti volevo tagliare il braccio. Chiara, andiamo in classe? Sì, voglio andare in classe dai miei compagni. Sei sicura? Torniamo più tardi a prenderti. Mamma, stai tranquilla, non ti preoccupare. Ma veramente io... Io sto bene qui. Chiara, come stai? Bene. Finalmente torneremo a giocare. Sono felicissima di rivederti.
solo pensare quella parola mi fa stare male. Leucemia è terribile. I genitori erano stravolti. La mamma non sembra più neanche lei. Sicuramente ora ci vuole l'insegnante di sostegno. Ci mancava solo questa oggi. Siamo proprio a posto. Ma stai scherzando? Ma cosa ti passa per la mente? Una bambina. Chiara sta male e tu ti lamenti. Ma rifletti, mia cara. In questa fase del progetto, Chiara è diventata un problema. Un problema? Ma dico, ti rendi conto che Chiara ha bisogno di essere aiutata? Io me ne rendo assolutamente conto. Sei tu, invece, che non hai capito ciò che sta alla base di tutto. Per una bambina come Chiara bisogna avere cautela. Nei modi, nell'aiutarla, nell'accudirla, nello starle vicino. Ma è ovvio. Deve essere così. Dobbiamo avvertire i compagni. Dovranno essere loro ad aiutarmi in prima linea. Essere insegnanti, mia cara, va ben oltre. Ben oltre. Forse dovresti imparare a utilizzare il cuore nella maniera più adeguata. Guarda che io lo faccio da una vita. E allora pensiamo assieme a come coinvolgere l'intera classe per dare una mano a Chiara. Facciamo tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Cosa stai pensando? Non lo so. Forse niente. So cosa pensi. Che sono matta perché sto parlando con una statuetta. Eppure a me sembra naturale. Ti carezzo come se fossi reale, vivo. Riesco a percepire qualcosa che non so spiegarmi. Quale spiegazione vogliamo dare a ciò che sta accadendo? Perché proprio a noi? Perché alla nostra piccola? Ricordi le parole del medico? Non dobbiamo mollare. Vedrai. Vedrai che domani andrà meglio. Sì, domani sarà un giorno bellissimo. Parleremo del progetto su Villa Pelagonia e della visita guidata. Non vedo l'ora. Ho voglia di carezzarti, piccolo amico mio. Di starti accanto. Stammi vicino, ti prego. Ho tanta paura. Se ti penso, sto meglio. Non ho paura. Yeah.
Non vi rischiate a farmi il filmino col telefono. Ma che dice? Stati zitto tu, che per ora con tutti questi fatti che circolano bisogna stare attenti. Ve li faccio mangiare. Non lo vede che giocano? Sì, oggi giocano, domani riprendono. I futuri registi. Vitto, ma sono tu. Giovanni, smetti. Sto facendo una cortesia ad un'amica. Ma l'hai visto che è tornato? Il figliol prodigo. 4 giorni no, e uno neanche. Ma perché non vieni come fanno i tuoi compagni? E la famiglia? Chi la campa? Aiuta mio padre al posteggio. Un po' a destra, un po' a sinistra. E qualcosa la guadagno. E oggi? Giorno libero. Oggi riposo. Mio padre è a letto con l'influenza. Ah, è in malattia! E vai! E vai! Prima di andare alla villa, dobbiamo documentarci, no? Bisognerà fare dei gruppi di lavoro. Cominciamo ad organizzarci. Maestra, scusi, a me non ha dato nulla. Tu ascolterai, Chiara. Per adesso è meglio che non ti affatichi. Voi prendete la lista dei gruppi che avete già formato. E per sabato vi voglio preparatissimi. Sabato... Sabato devo andare dal medico, forse farò un po' tardi. Posso venire direttamente alla villa. Non mi metterete l'assenza? Non ti preoccupare, Chiara, non ti metteremo nessuna assenza. Forza ragazzi, prepariamo i gruppi adesso. Alessia, cercati alcuni compagni e occupatevi dell'ambiente di bagheria ieri e oggi. Io con chi sono? Ragazzi, chi ha inserito nel proprio elenco Chiara? In qualche parte deve pure esserci. No, non c'è. Non ti preoccupare, questa cosa la risolveremo. Non è giusto restare sola. Anche se non ti hanno inserito nei loro gruppi di lavoro, io sono qui con te. Lo so, solo che avrei voluto lavorare assieme a loro. Vuol dire che non ti meritano. Intanto osservo i miei compagni. Una volta essere come loro per me era normale. Ti senti diversa per le medicine che prendi. Lo sai che alcuni farmaci hanno effetti secondari? So benissimo che non sono i farmaci. A casa mi dicono che sono una brutta influenza, ma non sono scema. Faccio finta davanti a mamma di non sapere. Ma Chiara, tu non è nulla di grave. Tua madre è preoccupata così, come tante altre mamme lo sono, vedendo i loro figli stare male anche per sciocchezza. La mia non è una sciocchezza. Sono stata raffreddata altre volte. E poi questo vivo dall'ospedale, punture, analisi del sangue. Farmaci che non avevo mai visto in vita mia. Io so benissimo di avere qualcosa di non bello. Su, andiamo. Vengo subito, ancora qualche secondo. Va bene. Sai? Non ha importanza il mio nome. Anche l'altra volta eri a scuola.
Ho ascoltato tutto poco fa. Vedi, la tua insegnante ha ragione. Loro fanno così per il tuo bene. Tu come fai a sapere tutte queste cose? Non sei il mio compagno? Beh, diciamo che qualcuno mi ha raccontato tutto. È come se ti conoscessi. Come se ti avessi visto da qualche parte, ma non riesco a capire dove. Chiara, non porti troppe domande. Ora è il caso che io vada. Non vorrei arrivare in ritardo a casa. Tornerai a trovarmi? Promesso. In mezzo al Mediterraneo sorge un triangolo di terra stracciato al movimento delle onde, accarezzato dalla primavera, baciato dal tepore di maggio, profumato dalla zagara nascente. Da una parte l'antica Panormus, dall'altra Solunto degli antichi greci, tra loro Bagheria, città dei palazzi, delle torri, dei bagli, ma soprattutto di una villa, la più famosa, che racchiude misteri mai svelati e che da sempre desta negli uomini sentimenti contrastanti e contrari. Eleganza ammirata e disgustosa estrosità. È lì che si consumò la vita infelice del principe di Palagonia. Si chiuse nel suo palazzo, lontano dal chiasso della gente, circondato solo dalle sue statue. Bruttissime, da incutere paura a tutti, soprattutto in quelle sere di vento impetuoso, quando nel cielo buio, squarciato da tuoni assordanti, lacerato dalla luce sinistra dei fulmini, faceva intravedere pezzi di viso sfigurati, corpi deformati, braccia e ali spezzate. Quale mistero si nascondeva tra quelle mura? Perché tanto accanimento per tutto ciò che è bello? Il principe di Palagonia era anche lui un piccolo mostro? Un uomo cattivo? O era la gente a non capirlo? Vorrei capire cosa ha spinto il principe ad esprimere i suoi sentimenti con la bruttezza e non con la bellezza. Domanda interessante. Forse domani lo scopriremo. Dovremmo entrare nel cuore del principe e conoscere quali ferite gli hanno inferto le persone che l'hanno circondato. Scusa, Chiara, che vuoi dire che se uno non è gentile si mette a costruire mostri per far spaventare la gente? Thank you.
Ciao, piccolo mostro. Finalmente ti posso incontrare. Sapessi quanto ti ho pensato, quanto ti ho immaginato. Anche tu sei solo indifeso, come me. È bello il tuo viso, è dolce. Chissà quante carezze hai preso su quelle guancette. Ma poi... via, e nessuno si ferma un po'. Che strano che sei. Eppure vorrei essere come te, con un'anima di pietra per non vedere e non sentire. Chiara? Chiara, dove sei? Cos'è successo? Dov'è Chiara? Non c'è, Chiara, non c'è, è scappata! Scappata? La villa? La villa? La villa! Poco fa mi hai detto che vorresti essere come me per non capire e non sentire. E ti sbagli, cara amica. Tu quindi sei... Eh già, anch'io sento. E non sai quanti sospiri d'affanno ho raccolto da quando sono qui a contare le stelle. E nessuno a pensare un po' a me. Sai, per la gente sono solo una statua, un pezzo di pietra scolpito, intagliato, levigato, senza anima. Invece io soffro e amo anche chi mi accosta. Anch'io vorrei gioire come fanno tutti e parlare con qualcuno come vorresti tu. Da quando sto male sono diventato un problema. Stai seduta, non ti affannare, non pensare, non camminare. Io invece voglio vivere gli ultimi giorni che mi restano e loro non lo capiscono. Guardandoti da vicino sei così come ti ho sempre immaginato. Bellissimo. Anche tu quando non singhiozzi sei molto bella. Da oggi saremo due veri amici. Vuoi? Sì. Una piccola goccia di rugiada gioca felice. Ogni tanto oscilla tremolante, sembra stesse cadendo e poi si rialza. Non sa la poveretta che non vedrà mai il tramonto del sole. Sospesa su un ramo fiorito, piccola, dolce goccia di rugiada.
oscilli incerta e dubbiosa e ti esalti per tanta bellezza. Ti credi importante, ma scivoli. Sola, improvvisa, rapita da un debole vento. Un attimo e poi cadi giù. C'era una volta e ora non c'è più. Tutto all'improvviso. Stavo leggendo ai ragazzi un documento sulla villa. Poi all'improvviso l'ho vista svenire. Aspetto da ore, da giorni,
che qualcuno passi e mi chiami, che una porta si apra e un pazzo mi gridi se ho voglia di uscire. Osservo la gente distratta parlare, camminare. Intanto il giorno scorre per me come sempre, lentamente, uguale, e combatto ogni lacrima, tanto io so aspettare. È trascorso un mese della tua scomparsa, Chiara, e non sarai mai dimenticata. Ti abbiamo amata molto, ma nel modo sbagliato, e tu lo hai capito. Volevamo proteggerti, difenderti, mentre tu invece volevi volare. Non lo abbiamo capito. Perdonaci, piccola amica. Ma non ti abbiamo abbandonata né dimenticata. Stiamo scrivendo un libro, una raccolta di favole, di poesie, di racconti che i tuoi compagni hanno scritto per te. Una raccolta di parole, pensieri, stese nelle pagine del tuo diario che tu custodivi gelosamente. La tua statuetta ha suscitato in noi tanta curiosità e ci ha convinti a riflettere. Una pietra al posto del cuore. È questo che volevi dirci. La favola di Chiara. Questo sarà il titolo del libro. E tutti sapranno che a Bagheria esiste un piccolo mostro solitario che da secoli se ne sta a respirare la zagara degli aranci, a guardare il cielo stellato, a sognare il calore della mano dei bambini che lo accarezzano, ma che distratti e indifferenti invece vanno via. Da oggi tutti sapranno che una bella bimba un giorno se ne innamorò e insieme vissero tanti momenti felici, o almeno nei loro sogni. E noi, solo dei piccoli grandi uomini che dobbiamo imparare in fretta a capire cos'è l'amore. Da adesso dobbiamo parlare con i fatti. Le parole scritte, lette, ripetute non servono più. Dobbiamo crescere. Grazie, Chiara, per averci fatto capire che non basta camminare, lavorare, vivere solo per i più deboli, ma che è indispensabile lavorare soprattutto con loro, i nostri migliori amici, che non tradiscono mai. Cari compagni, professori tutti, dentro ad ogni casa, dietro ad ogni finestra, c'è sempre una persona che vive nel timore di essere dimenticata, di essere un peso per il mondo. Turchi, croati e curdi, repressioni, guerre, violenze, mutilati. Anche quelli vanno ascoltati. Ma dove sono? Sono lontani dalla nostra città. Mentre io sono qui, a due passi da te, da voi. Anche tu, che ti credi cittadino del mondo,
mi passi accanto, mi guardi, ma non mi vedi. Perché? Basta con le cronache, le immagini e le foto eccezionali. Ascoltate bene invece quel che io ho da dirvi. Cercate uno specchio e osservate voi stessi. Se il rossore colorerà il vostro viso, non abbiate paura. Avrete trovato la strada giusta per camminare nell'onestà e all'improvviso assisterete al risveglio delle vostre coscienze, conoscendo nuove ed emozionanti realtà. In questo messaggio si parla di una bimba, o forse di un uomo senza età, senza libertà, di un essere umano prigioniero che insegue con lo sguardo l'altro che gli sta vicino. Un uomo che tace perché è impegnato a inseguire sogni, illusioni, progetti. Quell'uomo seduto accanto alla finestra ti vede passare, ti ascolta e ti aspetta.